Salve a tutti ragazzi, sono Pokétonks e bentornati a Pokémon versione Zaffiro. Allora, direi di correre perché ho un casino di roba da fare e non so se ce la faccio in tempo. Nella scorsa parte vi avevo detto che avrei fatto vedere un po' come sono, diciamo, i contest in Pokémon. La cosa più importante che dovete controllare sono le mosse gara, se cliccate un'altra volta a destra da qui lo vedrete, e vedere che classe hanno. Per esempio, Electrike ha tutte mosse di classe, quindi per cui lo iscriverei a una gara di classe. Sono aperte le iscrizioni per la gara Pokémon di livello normale. Vuoi scrivere i Pokémon? Iscrivi. Partecipo alla gara di classe. Faccio partecipare Electrike. Oleorio. Sì. Sarete sempre concorrenti numero 4 a meno che non farete una gara in multiplayer con 4 giocatori. Salve, sta per cominciare la gara Pokémon di livello normale, categoria classe. Ecco gli allenatori e Pokémon partecipanti. Assistente concorrente numero 1, Ronar di Liala. Concorrente numero 2, Maita di Sabino. Allora, in questa fase, mentre qua ti mostriamo anche il nostro Pokémon adesso, ci saranno diciamo, le aspettative del pubblico. A nessuno piace Electrike. Perché? Perché gli altri Pokémon hanno la virtù della classe, in questo caso aumentata. L'aumentano tramite l'acquisizione di Pokémelle, quindi creano delle Pokémelle che sono... Beh, il colore della Pokémella indica che tipo di cosa è, che tipo di Pokémella è, insomma. E aumenterà quella determinata statistica. Quindi, ora, nel secondo coso, diciamo. Allora, spaventa terribilmente i Pokémon davanti. Dato che siamo ultimi è utilissimo. Comunque, tutti quanti i Pokémon si esibiranno, insomma, delle loro mosse. Gli applausi che avete visto prima servono solo ad una cosa. Praticamente, non so com'è che si dice. Dopo che saranno gli applausi pieni, il Pokémon che avrà appunto... Insomma, il Pokémon che avrà riempito la barra applausi riceverà un extra di punti cuore. I punti cuore servono appunto a aumentare, tra virgolette, nel livello. Comunque, spaventa terribilmente. Ok, il sobbalzo sono 3, giusto? No, 4. E abbiamo già sopra la nostra classe. Ok, utilizzare anche mosse di continuo non giova per niente a nessuno. Tuononda. Allora, se... Ecco, Aresalto ha ancora più successo perché è al primo posto. Ora, se ha successo con la sua classe, ok, e se Maita ha successo con la sua classe, posso farvi vedere questo. Maita si esibisce con azione, non ha classe, beh. Ok, perfetto. Quindi Ronar potrebbe avere una possibilità di fare tutto quanto a posto. Ok, abbiamo spaventato anche gli altri Pokémon. Ok, Sobbalzo, 4 meno. Giro distratto 3. No, 2. Abbiamo successo. Ora Ronar ha la possibilità di appunto ottenere un casino di punteggi se fa una mossa di classe. Vediamo. No, ok, perfetto. Ora il primo, quindi Ronar, avrà successo con la sua classe e farà un casino di punti. Può impedire il nervosismo. Ok, dato che è classe, usiamolo. Allora, Ferratiglie dovrebbe essere una mossa di tipo classe, quindi dovrebbe avere effetto. Ok, conquista con la sua classe. In questo caso Ronar ha un casino di cose in più e probabilmente vincerà lui. Ora, un'altra cosa. Abbiamo una stellina. Comunque dicevo, dopo queste gare io passerei a un altro segmento, diciamo, dell'allenamento, eccetera, che vorrei far vedere. In quanto è utile, perché già lo sapete, io non sono allenato abbastanza per la palestra di Ciclamipoli. Quindi per cui vorrei assolutamente allenarmi ancora di più i Pokémon. Allora, ho iniziato alle 11.04, sono le 11.08, eh. Ok, ora il prossimo turno sarà Tatai. Io sarò terzo, ok. Quindi Tuononda un'altra volta. E praticamente sì, le gare Pokémon sono così, più, diciamo, più punti avete e più possibilità avete di
migliorare, diciamo così. E se vincerete vi daranno un fiocco. Il fiocco è totalmente inutile all'avventura principale. Adesso conquisteremo noi con la nostra classe, però. Buona a sapersi. Non riesce a tenere un sobbalzo, quindi meno 4. Evita di vederlo. Conquistiamo con la nostra classe. Ok, ora se Magita non fa niente di brutto, dovrebbe usare contropiede, appunto. Contropiede è una mossa che funziona un casino meglio se è per ultimo. Se il Pokémon è ultimo. Comunque, e questo dovrebbe essere l'ultimo turno. Quindi noi siamo... Ok, non abbiamo comunque vinto. Siamo... Ah no, l'ultima? Ok. Grido di lotta perché non voglio essere spaventato all'ultimo. Sì, però adesso, dato che l'ho solo due volte, eccolo qua. Dilude riprendo l'esibizione. In quanto se utilizzate due mosse di seguito, le stesse mosse di seguito, ci sarà un'inesibizione, in quanto non va bene se voi l'avete... insomma, non potete ripetere sempre la stessa mossa. Ecco. Azione. Subito. Azione. Pum. Tan 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 tan. Ok, l'anamo di Tatai si è dato a fare. Non convince con la sua grazia. Infatti, ve lo giuro, era di grazia. Ok, ne siamo saliti un po', ma non abbiamo vinto lo stesso, fidatevi. Siamo secondi, però Maida ha vinto. Sì. Eccoci alla fine. Grazie per averci offerto uno spettacolo così brillante. Le votazioni sono concluse, grazie per aver partecipato. Con trepidazione ci apprestiamo ad proclamare il vincitore. Il giurio deve essere pronto per l'annuncio. Ora proclamerò il vincitore. Allora, i risultati primari io ho fatto schifo. Quindi ha vinto... non so se ha vinto Ronar o Maita. Penso che abbia vinto Maita. Vinto Maita. Ok. Siamo terzi, buono a sapersi, almeno non siamo ultimi. Vince Maida di Sabino. Concorrente numero 2, complimenti a Sabino e Maida. Complimenti, saremo lieti di vederti gareggiare ancora. Ok. E se avete vinto o perso potete parlare con questo reporter. Ehi, ha partecipato a una gara Pokémon, vero? Sono un invitato speciale, sto lavorando alla storia delle gare Pokémon. Ti avrebbe di rispondere? Ok. Come descrivesti le poche parole? Faccio tutto a caso. Adulto. Capito. Un'ultima domanda. Cosa ti fa venire in mente la parola classe? Ah, stupendo. Grazie. Ok. Ora fare un reportage, ma non ci interessa. E questa storia andrà a finire in TV. Comunque, dovrebbe esserci qualcosa qui. No, ok, non c'è. Se la trovo più tardi vi dico dov'è. Comunque, adesso che sono passati 8 minuti circa, taglierei e ci rivediamo a Ciclamipoli. Ok. Ogni volta che esco a quanto pare dico ok. E devo diminuire i buoni a sapersi come mi hanno suggerito. Comunque, percorso 111. Non ho messo le barre in quanto comunque non possiamo entrare nell'erba, anche se non è erba. E non possiamo allenarci Pokémon né catturare nessuno. Quindi per adesso, come il percorso 119 o 118, non me lo ricordo, mi sembra 118, non possiamo fare niente, quindi non ho messo niente. Qui c'è la casa della famiglia Vinci, una famiglia con un unico cuore. Ok, adesso. Questa è una famiglia di battaglie ripetute. Io alleno Athena, perché serve allenare Athena. Salve, sei in viaggio? Che ne dici di sfidare tutti e quattro i membri della nostra famiglia uno dopo l'altro? Preparatevi che quelle sono quattro battaglie di seguito e non potete curare. Quindi, velocizzerò anche. 3, 2, 1, via!
Ok, se entrate qui dentro, c'è la televisione, ok, quindi vediamo lo show di cui dovremmo far parte della gara Pokémon. Sì, è ora del complimenti allenatore, oggi vi presentiamo il profilo di un Pokémon di Tonks. Nella categoria classe questo Pokémon ha raggiunto il livello normale. Ecco a voi Leorio, il Electrike. Quel soprannome Leorio lascia trasparire un'aura di classe. Mentre l'allenatore Tonks iscriveva il suo Pokémon a una gara, abbiamo raccolto alcune appassionate dichiarazioni sul suo fedele compagno. Al termine della gara, Tonks ha risposto con una punta di amarezza adulto. È chiaro, il Pokémon di Tonks si è classificato alla posizione numero 3. La delusione di Tonks si è fatta sentire forte e chiara, direi. Vi piacerebbe conoscere l'opinione su Tonks sul tema classe? La domanda è stata fatta, chiara. La risposta non si può che definire perfetta nella sua conclusione. Secondo Tonks ciò rappresenta il concetto di classe. L'ultima mossa grido di lotta è stata usata da Electrike, ci dà un'idea precisa di Complimenti Tonks, complimenti Electrike. Mi auguro di vedere salire Tonks sempre più in alto. Il tempo a nostra disposizione è scaduto. Fortunatamente non ce la faccio più parlare, quindi se parte con questa lady qui. Usiamo Crescita per rafforzare i nostri Pokémon durante l'allenamento. Avendo abbattuto la nostra famiglia vorrei darti Crescita. Magari ti può essere utile. Ha ottenuto Crescita. Ok. Crisci K, uno strumento che, se non sbaglio, ora doppia o li aumenta solo. Penso che li raddoppi. Gli EVS guadagnati. Vi spiego dopo cosa sono. Cioè, già ve l'ho spiegato cosa sono, però ve li spiego nei dettagli adesso mentre con i Pokémon. Però dimezza la velocità durante la lotta. Non so se la... Allora, c'è scritto che diminuisce la velocità. Non so se è solo durante la lotta o gli EVS in velocità. Comunque io adesso non userò Crisci K. Allora, vediamo un po'. Abbiamo ancora tempo. Cerco di farcela nel più, cioè in più in fretta possibile. Allora, le ore cerco di esperienza, quindi bicicletta, andiamo giù. Esatto, come avrete già pensato, farò un'altra velocizzazione. In quanto devo allenarmi Pokémon, altrimenti non sono in grado di battere la prossima palestra. Allora, iniziamo da questo allenatore nascosto di cui tutti si dimenticano. E velocizziamo un'altra volta. Mi dispiace, mi sa che dalla prossima parte ci sarà solo un'ultima velocizzazione e poi avrò totalmente finito con le velocizzazioni e batteremo il capo palestra. Forse nella prossima parte. No, sicuramente nella prossima parte. Quindi ci vediamo dopo la velocizzazione. Come al solito, ciao!
Ok, dovrebbe essere l'ultimo. Se però la tecnica andare in bici è più divertente. Sì, sì, è l'ultimo. Ok, abbiamo finito la pista ciclabile. Numero di collisioni 8, tempo totale più di un minuto. Parola mia, la tua abilità ciclistica lascia desiderare. Hai sicuramente bisogno di più esercizio. Se avete la bici da corsa, come ce l'ho io, questo tizio qua vi dice il numero di collisioni, ossia di queste che fate, e il tempo che avete impiegato. Se volete tutti gli allenatori, potete provare a farla. Io mi sembra che l'ho fatta in 18 secondi, non lo so sul mio file originale quanto ho fatto. Migliora la prestazione, numero di collisioni 8, tempo più un minuto. È praticamente una specie di minigioco. Non vi danno nessun premio se fate tutto quanto in tipo meno 10 secondi, eccetera. Comunque, Ciclamipoli, arriviamo. Dovrebbero essere passate tipo mezz'ora quasi da quando ho iniziato a registrare. Comunque, ok, siamo a Ciclamipoli. E non vi ho ancora spiegato occhialinieri a che servono. Gli occhialinieri aumentano la potenza delle mostre di tipo buio. Ora, abbiamo battuto la famiglia Vinci. Abbiamo fatto la bici ciclabile. Abbiamo battuto tutti gli allenatori che potevamo. Quindi nella prossima parte, Walter, un uomo dal sorriso elettrizzante, sfideremo alla palestra. Alla prossima parte. Yay!